il cartellone di luglio è già stato allestito, invece qualche anticipazione per agosto? Sì, anticipazioni già le possiamo fare, puntiamo anche quest'anno, come abbiamo già fatto l'anno scorso, su alcuni eventi, in particolare già li abbiamo anche a luglio, perché il 27 avremo la Sagra della Granita, che tanto successo ha avuto negli anni scorsi, e poi continueremo già il 1° di agosto, l'1, il 2 e il 3 di agosto con Gioiosa Custosa, che è un'altra manifestazione di eccellenza sulla quale abbiamo puntato in questi nostri anni di amministrazione. Ovviamente abbiamo anche degli eventi sia per il Ferragosto, ma anche durante tutto il periodo di agosto, come per esempio il Festival del Folklore, che ripetiamo ancora quest'anno, cercando di essere ancora più performanti per quanto riguarda questa manifestazione. Poi avremo Notte di Luna Piena che si ripeterà, ma soprattutto, se posso dare un'anticipazione, quest'anno puntiamo ancora di più sui fuochi artificiali, nel senso che avremo dei giochi musicali, quindi giochi piromusicali, come vengono definiti. Quindi la novità quest'anno consisterà in questo, perché Gioiosa si è sempre contraddistinta per questa caratteristica a Ferragosto, e vogliamo fare in modo che sia ancora più interessante. Quindi invitiamo in questa occasione, come abbiamo sempre fatto anche negli altri anni, a venire tutti ad osservare questi eccezionali fuochi d'artificio, e soprattutto però quest'anno non bisognerà guardarli da casa propria, ma bisognerà venire proprio al centro del paese, al Belvedere, in spiaggia, per poter godere proprio di questa peculiarità dei fuochi di quest'anno, dei fuochi piromusicali. Oltre a quello che abbiamo già detto, ricordo anche la rassegna teatrale, che già ha 3 appuntamenti a luglio e continuerà con le compagnie di casa nostra, cioè con l'Assotea e con la compagnia Arcobaleno, anche nel mese di agosto.